Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. Fino a prova contraria, 2 più 2 fa 4. Fino a prova contraria, dal 1 luglio per contratto tra SRR Impianti e Sicula Trasporti, a Timbazzo per 4 mesi fino a ottobre, entrano 200 tonnellate di rifiuti al giorno da altri comuni. Proprio contro questa decisione, il sindaco aveva organizzato giovedì mattina la protesta a Timbazzo. Poi la sera, nello stesso luogo, ha partecipato alla riunione dei sindaci della SRR. Il primo cittadino, Lucio Greco, dice di aver ottenuto che a Timbazzo entrino 200 tonnellate di rifiuti al giorno per 4 mesi. Ora, se 2 più 2 fa 4, la conclusione logica di questa vicenda dei rifiuti è che la situazione del 1 luglio è uguale a quella di oggi. Il contratto, che era stato già avviato col sì degli altri sindaci, continua essere messo in atto. Dunque la manifestazione simbolica a Timbazzo si poteva anche evitare. Greco non ha torto a dubitare di una regione che pecca e come nella gestione dei rifiuti, ma i modi con cui ha affrontato il caso sono stati inefficaci. Spettacolari forse, ma inefficaci. Il pericolo che possa cadere dall'alto prima o poi un'ordinanza della regione per altri rifiuti da conferire a Timbazzo, diciamolo chiaramente, non è scongiurato, ma Gela ne è uscita da questa vicenda con un'immagine che sicuramente non è delle migliori e con risultati che non esistono. È la città delle manifestazioni a scoppio ritardato e a cui partecipa una parte della politica, una città divisa. Nella SRR poi domina il peso dei sindaci coalizzati in posizioni diverse da quelle di Lucio Greco, che ha dovuto fare alla fine buon viso a cattivo gioco. Chiamala come vuoi, girala come vuoi, utilizza tutte le parole che vuoi per addolcire la pillola. Il dato di fatto è questo: oggi a Timbazzo non è cambiato nulla rispetto a ieri, e questo è un dato che nessuno potrà negare. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2, fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2, il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2, nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express, in radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClick. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.